Mario Di Paolo, direttore artistico del Vinitaly Design Award, il concorso sul packaging della Fiera del Vino che quest'anno ha cambiato completamente veste proprio grazie alla tua direzione artistica. Che è successo? Allora sì, abbiamo stravolto un pochettino uno dei concorsi più, vuoi dire, più ambiti, perché poi alla fine il packaging design ha sempre avuto un grande eco e una grande importanza all'interno proprio della presentazione, della vendita del prodotto. E alla 27ª edizione abbiamo deciso di, ovviamente chiamato da Verona Fiere per fare un restyling, abbiamo deciso di rivoluzionarlo e stravolgerlo. Quindi abbiamo rinnovato il marchio, abbiamo cambiato il nome, infatti l'abbiamo chiamato Vinitaly Design Awards, molto più diretti. Abbiamo ristrutturato tutte le categorie, quindi abbiamo sistemato, snellito i processi di ingresso, perché ovviamente abbiamo abbandonato tutte le indicazioni legate alle denominazioni. Basti pensare che gli anni addietro non potevano partecipare i vini tavola, e abbiamo un patrimonio di etichette, di packaging straordinari, di progetti veramente unici che non potevano partecipare al concorso. Poi abbiamo aumentato le categorie, quindi stiamo tentando di capillarizzare sempre di più l'apporto del lavoro, di tutto lo sforzo di tutte le cantine, di tutti i designer e ovviamente anche dei responsabili marketing. Immagini quante riunioni si fanno per poter stabilire i parametri di penetrazione nel mercato, nei diversi mercati. Quindi abbiamo deciso di capillarizzare ancora di più attraverso la selezione di altre categorie, tipo private label. Il prossimo anno ci sarà ad esempio Timeless Wines, quindi per tutte quelle etichette classiche che non riescono a competere con progetti molto più audaci, molto più, come dire, accattivanti. E faremo la Restyling Wine, quindi tutti quei progetti di restyling che sono estremamente validi ma che devono avere un loro peso. Quindi l'obiettivo è quello di far partecipare più possibile tutti i progetti ovviamente di massima qualità che abbiamo oggi nel panorama italiano. L'idea è di portare avanti un trend importante del design italiano, quindi del Made in Italy, e siamo tra i più bravi al mondo a fare i prodotti, e siamo vini, distillati, no? Oli, e allo stesso tempo siamo tra i più bravi al mondo a fare design, e l'abbiamo dimostrato a livello internazionale. Ora l'impegno ovviamente mio, come ovviamente supporto, no? E metto in campo il mio know-how, la mia esperienza accumulata a livello internazionale a favore ovviamente di un comparto del design italiano, per tentare di fare appunto il networking e fare crescere enormemente questo concorso. Tu, Mario, sei stato sempre ultra premiato, tra l'altro parti dell'Abruzzo, ma hai portato davvero il nome dell'Abruzzo in giro per il mondo, e evidentemente il ruolo che ti è stato dato da Vinitaly ha l'ulteriore riconoscimento. Nelle tue etichette c'è sempre tanta materia proprio, no? Per raccontare i vini. Dove sta andando il design del vino italiano dall'osservatorio che hai? Allora sì, noi abbiamo vinto sempre tantissimi premi a livello internazionale, ma è sempre stato poi un approccio molto disinvolto, molto, come dire, spontaneo. Tutto quello che ho portato avanti nel mercato del vino, ma anche degli spirits, è stato sempre un approccio, come dire, diretto, scavare e trovare nuove vie di comunicazione per penetrare meglio nei mercati. Chiaramente tutto questo è diventato praticamente una sorta di trend, perché a livello globale oggi, dopo Design of the Year, dopo tutta una serie di premi e riconoscimenti importanti, siamo diventati abbastanza, come dire, ascoltati a livello internazionale, quindi diciamo che stiamo modulando tutta una serie di nuove esperienze che abbiamo così di comunicazione, e questo ci sta dando i risultati attesi. Nel senso che, come dicevi tu, matericità, tridimensionalità, interazione, cioè l'obiettivo è quello sempre di più di creare una sorta di memoria tra la qualità del prodotto, la veste del prodotto e il consumatore. Quindi questo avviene attraverso appunto una plasticità che la puoi fare attraverso una, come dire, maggiore attenzione dei dettagli. Ecco, io credo che in questo periodo il trend internazionale, globale, ma soprattutto incentrato sull'idea del vino, dove noi, perlomeno noi italiani e anche i francesi,
sono chiamati a coniugare quello che è la tradizione molto forte, super radicata, e quello che può essere l'innovazione, perché poi noi ovviamente siamo sempre stati pionieri in questo. Quindi adesso stiamo creando un nuovo trend che sicuramente è fatto di maggiori dettagli, sartorialità e anche, voglio dire, anche ingegno, perché a volte ci sono, ad esempio, sono stati premiati dei progetti molto interessanti dove l'innovazione è veramente innovazione, quindi sono delle cose molto molto stimolanti. Rapidissimamente, l'anno prossimo aumenta già il numero dei giurati, quali altre novità? Allora sì, l'anno prossimo faremo praticamente un aumento di giuria, vogliamo creare ovviamente sempre più un discorso di modulazione, di balance tra le varie scelte, e già quest'anno con 20 giurati super esperti abbiamo chiamato le migliori agenzie italiane, tra le migliori agenzie italiane sicuramente, e esperti di settore, quindi è una cosa straordinaria questa, perché tutte queste persone insieme hanno creato questa selezione. Ovviamente un'altra grande novità è il fatto che la giuria è composta ovviamente di esperti, di designer, di agenzie, ma non solo, anche di avvocati, di esperti di settore, enologi. E in questo momento la cosa bella è che loro possono partecipare, ovviamente hanno una penalità e non possono votarsi, quindi necessariamente devono astenersi dal voto, e allo stesso tempo è bello vedere come si crea ovviamente questa linea di scelta e come la coerenza diventa un fatto, come dire, importante sul discorso della qualità. Quindi il livello è cresciuto tutto quest'anno ed è veramente una cosa che mi dà una grande gioia.